Accedere al proprio smartphone e verificare di aver preventivamente scaricato la app Online Controller di Daikin. Dopo aver eseguito le operazioni di installazione e aver premuto il tasto mode sulla scheda Wi-Fi, procedere sullo smartphone in questo modo. Accedere alle impostazioni, verificare sulle reti Wi-Fi e premere la rete che genera il Wi-Fi. Inserire quindi il codice della rete Wi-Fi che si trova sull'apposito tagliandino presente nella confezione della scheda, oppure anche sulla scheda stessa. Inserire quindi questo codice, questa password, e procedere. Ora lo smartphone si è collegato alla rete Wi-Fi generata dalla scheda KRP. Accedere quindi all'app Daikin Online Controller. Nel caso in cui dovesse comparire una I su sfondo azzurro sopra l'icona del climatizzatore, è necessario procedere all'aggiornamento del software dell'adattatore. Quindi cliccare sull'icona del climatizzatore, cliccare aggiornamento, attendere qualche secondo che avvenga l'aggiornamento software e sulla schermata finale cliccare su OK. L'aggiornamento del software è quindi riuscito. Cliccare sull'unità da configurare, altro e cliccare su connessione VLAN. Inserire il nome corretto della propria rete Wi-Fi domestica a cui si vuole collegare il dispositivo. Nell'esempio in questione abbiamo una rete Netgear. Ovviamente bisogna anche inserire la password della propria rete Wi-Fi. Una volta eseguita questa operazione, cliccare su connessione e quindi riuscita. Uscire dall'applicazione e ora il collegamento è sostanzialmente avvenuto. Procedere tramite l'app Online Controller di Daikin. Accedervi. Cliccare sull'unità. Quindi su altro e su nome per dare un nome all'unità in questione. Se ad esempio si trova nel soggiorno di casa, si può chiamarla soggiorno. Quindi attivare l'opzione fuori casa. Scegliere una password che sarà la password che ci accompagnerà tutte le volte che accederemo al nostro dispositivo. Deve essere una password di almeno 8 caratteri. Ora il dispositivo è attivato e si può accedere e controllare la macchina da qualunque posizione ci si trovi, all'interno della propria casa o all'esterno della propria casa. In questo esempio abbiamo due unità interne collegate con il nostro Wi-Fi e gestite dalla nostra app. Le abbiamo opportunamente nominate soggiorno e camera da letto relativamente alla posizione in cui si trovano. Vediamo quindi come si può procedere a controllare queste unità. Ad esempio, se si vuole accendere l'unità in soggiorno, si clicca sull'unità, si accende e si può regolare la temperatura, nonché le altre funzioni. Si può quindi facilmente passare all'altra unità, per esempio accenderla, e anche qua regolare la temperatura. Tutto questo avviene in maniera molto molto semplice ed intuitiva.